Vai Valerio. Siamo ad Ambivere, in provincia di Bergamo, un piccolo centro, e siamo venuti qui, come dicevi tu, per raccontarvi una storia che riguarda tre sacerdoti che hanno diffuso un opuscolo, 40 pagine con tesi Novax, tesi contro i vaccini, contro il Green Pass, contro le misure stabilite dal governo, che ha scatenato, diciamo, diverse reazioni all'interno di questa piccola comunità, e stiamo proprio in questo momento entrando nel municipio per parlarne col sindaco, che è anche medico, Silvano Donadoni. Serena, che ha riscontrato anche una diminuzione rispetto alle terze dosi qui in questa piccola comunità, ma tra poco, insomma, te lo farò spiegare bene da lui. Intanto, noi in questi giorni abbiamo realizzato un servizio che riassume un po' la vicenda. Abbiamo anche provato a parlare con uno di questi sacerdoti e quindi lo manderei in onda. Buonasera, sono Valerio Scarponi, un giornalista di Rai 1. Volevamo sapere se volesse rilasciare qualche dichiarazione. Né dichiarazioni né interviste, grazie. Siamo nel Bergamasco, dove la pandemia ha duramente colpito. Ed è proprio di queste parti il sacerdote che avete appena visto, uno dei tre firmatari di un opuscolo di 40 pagine contro i vaccini, questo, dove si parla di Green Pass come forma di fascismo, dove si contestano la scienza e le scelte del governo durante la pandemia. Pensate che è stato consegnato dalle parrocchie casa per casa. Non so cosa hanno in testa, non so, tutte e tre, ma... Ho letto anche il documento, non sono d'accordo per quello che hanno scritto, non sono d'accordo per niente. Abbiamo visto. Che ne pensa? È da vergogna. Ma non tutti condannano i sacerdoti. Secondo me è una cosa giusta. Ringraziamento ci va, perché comunque stanno facendo belle cose. Tu farai il vaccino? Vuoi che sia una cosa di egoismo? Io sono andato avanti il più possibile, o se dovrò fare il vaccino perché mi obbligano per andare a lavorare, per mantenere la mia famiglia, farò il vaccino. Ma chi la pensa così non tiene conto della realtà. Infatti, la maggioranza dei ricoverati in terapia intensiva, come è noto, è composta da non vaccinati. Qui, oltre ai sindaci dei territori coinvolti, sulla vicenda è intervenuto anche il vescovo, ricordando l'importanza dei vaccini. Ma finora, quanto ci risulta, i don continuano a diffondere le loro convinzioni. Sono quasi le 18 e tra poco don Emanuele dirà messa proprio qui. Siamo venuti per sentire la sua. Emanuele? Buonasera, sono Valerio Scarponi, un giornalista di Rai 1. Volevamo sapere se volesse rilasciare qualche dichiarazione. Né dichiarazioni né interviste. Nessun passo indietro rispetto a quanto ha scritto nel fascicolo? Grazie. Come mai non indossa la mascherina, don Emanuele? Lei ha saputo la vicenda del libricino contro i vaccini? No. Ah, non so niente io del libricino. No comment.